Tutto ciò che la gente dice, tutto quello che fa, lo dice e lo fa nel sonno. Nulla di questo può avere dunque il minimo valore. Solo il risveglio e ciò che conduce al risveglio ha un valore reale. Come svegliarsi? Come sfuggire a questo sonno? Queste domande sono le più importanti, le più vitali che un uomo si possa porre. Ma prima, egli dovrà convincersi del fatto stesso del suo sonno. È possibile pensare per migliaia di anni, è possibile scrivere biblioteche intere, inventare milioni di teorie e tutto questo nel sonno, senza alcuna possibilità di risveglio. Queste teorie e questi libri inventati e scritti da gente addormentata avranno semplicemente l'effetto di trascinare altri uomini nel sonno e così di seguito. Non vi è niente di nuovo nell'idea del sonno. Fin dalla creazione del mondo è stato detto agli uomini che essi erano addormentati e che dovevano svegliarsi. Fin tanto che un individuo è in un sonno profondo, interamente sommerso dai suoi sogni, non può neppure pensare di essere addormentato. E così vanno le cose, senza che gli uomini abbiano la minima idea di tutto quello che hanno perso per causa del loro sonno. Ogni cosa vi prende parte, l'involontaria imitazione degli adulti da parte del bambino, le suggestioni volontarie o involontarie e la cosiddetta educazione. Ogni tentativo di risveglio da parte del bambino è stroncato sul nascere. Quanti sforzi più tardi per svegliarsi e di quanto aiuto si avrà bisogno allorquando migliaia di abitudini che spingono al sonno saranno accumulate. È rarissimo potersene liberare. Nella maggior parte dei casi, fin dalla prima infanzia, l'uomo ha già perso la possibilità di svegliarsi. Vive tutta la sua vita nel sonno e muore nel sonno. Inoltre, molta gente muore assai prima della morte fisica. Non riesce ad arrestare il flusso dei suoi pensieri, non può controllare la sua immaginazione, le sue emozioni. Vive in un mondo soggettivo di amo, non amo, mi piace, non mi piace, ho voglia, non ho voglia, cioè in un mondo fatto di ciò che crede di amare o non amare, di desiderare o non desiderare. Non vede il mondo reale. La realtà gli è nascosta dal muro della sua immaginazione. Egli vive nel sonno. Teoricamente, l'uomo comune può svegliarsi, ma praticamente è quasi impossibile, perché non appena un uomo si sveglia per un momento ed apre gli occhi, tutte le forze che lo trattenevano nel sonno iniziano ad agire su di lui con energia decuplicata ed immediatamente si riaddormenta, sognando molto sovente che è sveglio. Ma per diventare un giorno capace di vedere chiaramente qualcosa, occorre dapprima averla vista una volta. Persino per un solo istante. All'inizio non si tratta che di rari lampi, che non durano più di un istante. In seguito appaiono con maggiore frequenza e durano sempre più a lungo, fino a quando, dopo un lunghissimo lavoro, diventano finalmente permanenti. La stessa legge si applica al risveglio. È impossibile svegliarsi completamente, in un solo colpo. Occorre dapprima svegliarsi per degli istanti molto corti. Ma bisogna morire alla falsa personalità del tutto, subito e per sempre, dopo aver presa una certa decisione sulla quale non si può ritornare. Ciò sarebbe difficile, persino impossibile, se non fosse preceduto da un lento e graduale risveglio. Vi sono però migliaia di cose che impediscono all'uomo di svegliarsi e lo mantengono in potere dei suoi sogni. Per agire coscientemente nell'intenzione di svegliarsi, bisogna conoscere la natura delle forze che tengono l'uomo nel sonno. Prima di tutto bisogna comprendere che il sonno nel quale vive l'uomo non è un sonno normale, ma ipnotico. L'uomo è ipnotizzato e questo stato ipnotico è continuamente mantenuto e rinforzato in lui. Nel
Nel caso del sonno ordinario, quando un uomo si è svegliato, si trova in uno stato differente. Ben diversamente accade nel sogno ipnotico. Non vi sono caratteristiche oggettive, o quantomeno non esistono all'inizio del risveglio. L'uomo non può pizzicarsi per assicurarsi di non essere più addormentato. Soltanto un uomo che realizza pienamente le difficoltà dello svegliarsi può comprendere la necessità di compiere un lungo e duro lavoro per svegliarsi. In generale, che cosa occorre per svegliare un uomo addormentato? Occorre uno shock. Ma quando un uomo è profondamente addormentato, un solo shock non basta. È necessario un lungo periodo di shock incessanti, di conseguenza occorre qualcuno per somministrare questi shock. Qualcuno che si incaricherà di scuoterlo durante un lungo tempo. Ma chi si può ingaggiare se tutti dormono? L'individuo realmente capace di tenersi sveglio rifiuterà probabilmente di perdere il suo tempo a risvegliare gli altri. Può avere da fare un lavoro molto più importante per se stesso. Quando Matrix era in costruzione c'era un uomo nato al suo interno che aveva la capacità di fare, di cambiare quello che voleva, di rimpostare Matrix a suo piacimento. Fu lui che riuscì a liberare i primi di noi, a insegnarci la verità. E fin tanto che Matrix esisterà, la razza umana non sarà libera. Dopo la sua morte, l'oracolo profetizzò il suo ritorno, che avrebbe preannunciato la distruzione di Matrix, la fine della guerra e la liberazione del nostro popolo. È per questo che alcuni di noi hanno passato tutta la vita esplorando Matrix per cercare lui. Io ho agito così perché penso che la ricerca sia finita. Volevi sapere che cos'è Matrix, vero? Ti apparirà tutto assurdo. Questo è Struttura, il nostro programma di caricamento. Possiamo caricare di tutto: vestiti, equipaggiamento, armi, addestramento simulato. Tutto quello di cui abbiamo bisogno. In questo momento siamo all'interno di un programma. Abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti. Anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. La proiezione mentale del tuo io digitale. Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. So che cosa cerchi di fare. Cerco di aprirti la mente, ma posso solo indicarti la soglia. Sei tu quello che la deve attraversare. Come va? 10 ore di fila. È una macchina. Thank you.
Che cos'è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenerci sotto controllo, al fine di convertire l'essere umano in questa. No, non è possibile. Io non ci credo. Non ho detto che sarebbe stato facile. Ho detto che ti offrivo la verità. Smettila! Fammi uscire! Fammi uscire! Sento di doverti delle scuse. Ci eravamo dati una regola. Mai liberare un individuo che ha raggiunto una certa età. È pericoloso. Il cervello stenta a rifiutare il passato. L'ho già visto parecchie volte. Mi dispiace, stavolta l'ho fatto perché dovevo.
Il canarino nella miniera di carbone è morto stecchito e voi non vi accorgete di niente. In ogni momento c'è la possibilità di un futuro migliore, ma non volete crederci. E poiché non ci credete, non fate quello che è necessario perché diventi realtà. Perciò rimuginate sul terribile futuro e vi rassegnate adesso. Per una ragione, perché quel futuro non mi chiede di fare niente oggi. Quindi sì. Ma voi gli siete andati addosso lo stesso, a tutto vapore, perché? Perché? Perché voi volete affondare. Vi siete arresi.